pazienti e con la gente comune, quindi una maggiore preparazione, ma soprattutto attenzione a questo sintomo per poi eventualmente, dopo l'attenzione, fare qualcosa, cioè fare una terapia adeguata. Ecco, dottor Spazzapan, a quali sintomi dobbiamo fare attenzione? Cioè, quando si deve accendere, diciamo, la spia rossa dell'allarme? Ma in genere importante è chiedere un attimino, ascoltare il paziente. Purtroppo noi medici siamo poco attenti a quello che il paziente parla, a quello che ci dice. Siamo un po' frettolosi, ma parlo anche in prima persona, non mi tolgo, forse perché abbiamo tanti pazienti, tanta attività. Forse direi proprio questo, una maggiore attenzione nell'ascoltare il paziente e poi rilevare quelli che sono i suoi bisogni, tra i quali può essere il dolore, può essere la nausea, può essere il vomito, ma può essere, anzi, spesso è presente la fatica. Quindi una maggiore capacità di ascolto da parte dei medici delle cose che vengono narrate, vengono raccontate dal paziente. E infine, dottor Spazzapan, che fare a quel punto? Quali terapie ci sono? Ma ci sono, direi, molte terapie. Prima di tutto io direi questo, una attenta revisione dei farmaci, non utilizzare stare molto attenti nell'utilizzo di alcuni farmaci, come possono essere dei farmaci psicotropi oppure benzodiazepine, fare un po' di attenzione. Poi un'altra attenzione è quella di, per esempio, scegliere una terapia giusta per il dolore, cioè scegliere la terapia più efficace con meno effetti collaterali. Quindi una buona terapia del dolore vuol dire anche un migliore sonno, quindi dormire meglio, e quindi una migliore poi recupero delle forze. Poi stare attenti anche a tutta una serie di disturbi che possono essere disturbi elettrolitici, mancanza di potassio, di magnesio, di sodio, quindi stare un po' attenti a varie cose per poi eventualmente instaurare una terapia mirata. Luogo di sofferenza, di ricerca, di successi e di sconfitte, di fallimenti nella lotta durissima contro il cancro, questo è da anni ormai il centro di riferimento oncologico di Aviano, in Friuli Venezia Giulia. La parola chiave qui è speranza, ma ci dobbiamo chiedere: che tipo di speranza? Sì, perché non c'è soltanto un'unica forma di speranza. Noi crediamo che sia questo, la speranza che si pratica e si frequenta al centro di riferimento oncologico di Aviano è come costruire un grande palazzo e poi via via che si procede nella edificazione, nella costruzione, rendersi conto che, i nostri mezzi non sono sufficienti, non sono bastevoli. A quel punto non arrendersi, ma modificare, mutare il progetto iniziale per renderlo possibile, concreto. Ecco, ad Aviano, al centro di riferimento oncologico di Aviano, la speranza è questo, è un progetto modificabile, un progetto rivedibile, ma da non abbandonare, mai.